È vero che l'Italia, se guardiamo il settimo programma quadro Horizon, contribuisce per circa il 13% ai fondi europei e ne porta a casa circa l'8%, e quindi diciamo che contribuisce per circa il 5% alla ricerca di altri paesi. È però vero che nel settore manifatturiero, cioè nel programma che si chiama Factory of the Future, che è finanziato in Horizon 2020 con 1 miliardo 150 milioni, le aziende italiane, le università italiane, i centri di ricerca italiani portano a casa circa il 13%, quindi è un risultato sicuramente buono. Questo conferma la vocazione manifatturiera, la capacità di fare manifattura delle nostre imprese. Detto questo, c'era un altro punto che è stato toccato anche dal professor Berta, molto importante, sul quale vorrei tornare, cioè la centralità della persona nelle fabbriche del futuro, nelle fabbriche smart, nelle fabbriche intelligenti. E c'è un diagramma che dimostra come questa non è solo propaganda che possa far piacere magari al sindacato, ma è veramente un fenomeno dimostrabile. Se noi mettiamo in un diagramma la customizzazione e la numerosità, la produttività, il numero di produzione, e partiamo da prima della rivoluzione industriale. Prima della rivoluzione industriale c'era l'artigianato, no? Quindi sostanzialmente pezzi quasi unici, altamente personalizzati, no? Man mano che c'è stato il fenomeno della rivoluzione industriale, le quantità sono salite e la customizzazione è scesa. Cioè diciamo che questo qui è il 1908 con la famosa Ford T, no? Quella che potevi avere di qualsiasi colore, basta che fosse nera. Poi abbiamo continuato arrivando a livelli di customizzazione praticamente nulli e numerosità altissime. Qui possiamo dire siamo nel 1960. Cioè, quindi qui c'è la Fiat 500. Da quel momento abbiamo rivisto di nuovo un'inversione di tendenza. Questa inversione di tendenza, oggi siamo penso più o meno qui, sta portando la customizzazione a livelli estremamente alti e la numerosità per singolo part number a livelli molto bassi. Allora, qui cos'era importante? Era importante la capacità dell'artigiano, cioè io andavo dall'artigiano che era bravo a fare una determinata cosa. Qui di nuovo diventa importante il savoir-faire, il saper fare, cioè non è più la linea di produzione in cui sostanzialmente c'è Charlie Chaplin che abita il bullone sempre uguale a tutti i momenti, cioè ci vuole una capacità di creare, no? Quindi la sinergia tra mondo dell'impresa, mondo dell'università, mondo dei centri di ricerca è un fattore vincente e lo vediamo ad esempio sul sistema tedesco. Non per niente l'alternanza scuola-lavoro è un po' mutuata da questo tipo di esperienza, no? Ma allora il ragionamento dovrebbe forse essere portato anche più avanti. Cioè è vero che l'alternanza scuola-lavoro è una cosa importante, ma forse non basta. Non basta perché bisogna andare oltre a tutto questo. Cioè ci vuole una osmosi tra mondo dell'impresa, mondo dei centri di ricerca, mondo della scuola. Cioè io proprio ieri, in questo momento, mi sto occupando di una fabbrica di semiconduttori, che è una tecnologia molto particolare, dove prodotto il processo si intersecano, molto complessa, e mi chiama un mio collaboratore e mi dice guarda, ho contattato il professore Tale dell'università canadese, che era un mio collega in azienda qualche anno fa e che adesso gestisce un gruppo di ricerca in Canada, in un'università. Ecco, questo da noi manca, cioè non abbiamo dei manager che abbiano fatto esperienze in università. Non abbiamo dei professori universitari che abbiano fatto esperienza in, no? E questo crea un problema, no? Crea un problema essenzialmente di linguaggio, del capirsi. Per cui anche prima Enrico Macì diceva il linguaggio dell'impresa e il linguaggio dell'università, no? Allora, alla fine probabilmente non c'è il linguaggio dell'impresa e il linguaggio dell'università, ci sono dei linguaggi comunicativi vincenti e ci sono dei linguaggi comunicativi perdenti. Se noi guardiamo in Germania, il mondo dei Fraunhofer è sicuramente un esempio virtuoso di comunicazione e di lavorare assieme tra impresa e centri di ricerca. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è probabilmente un primo passo di qualche cosa di molto più complesso, che debba portare un'osmosi di persone tra pubblico e privato e magari addirittura un giorno a un contratto unico nazionale in cui non esista più la differenza tra pubblico e privato. Quindi dovremmo andare molto oltre. E quindi ritorno
al tema della giornata, perché io lavoro per un gruppo che ha usato molto l'alternanza scuola-lavoro, cioè qui da qualche parte ho visto c'è un mio collega dell'HR che insomma dagli anni 90 inserisce moltissimi giovani tramite dei corsi di preorientamento presi dalle scuole e poi questi diventano nostri dipendenti. Non so, forse Adriano hai anche delle cifre da dare su quanti dei nostri operai sono entrati da collaborazione con le scuole. 150. Quindi, ecco, però erano collaborazioni, come anche quella che facciamo attualmente sul master industriale con Comao, basate su rapporti specialistici. Stiamo parlando quindi di periti che entrano e sappiamo già benissimo cosa fargli fare. Siamo abituati, il perito meccanico lo mettiamo al montaggio, il perito elettronico lo mettiamo ai cablaggi, il perito informatico magari all'ICT. Per i licei la tematica è un po' diversa, no? Perché allora innanzitutto i licei sono la fucina della nostra classe dirigente del domani, quindi è molto importante creare con loro un canale di comunicazione, però non hanno una specializzazione diretta e forse anche addirittura i professori che insegnano nei licei, avendo una cultura estremamente classica o comunque diciamo scientifica in senso normale del termine, probabilmente hanno più difficoltà a capire certi meccanismi dell'impresa. Quindi qui c'è una sfida grossa, oltretutto basata su 200 ore per i licei contro 400 per gli istituti tecnici. Cioè per la parte più facile abbiamo 400 ore, per la parte più difficile abbiamo 200. Allora bisognerà trovare dei meccanismi, no? E quindi forse è proprio qui che dovremo iniziare un dialogo per capire come dare sfruttare al meglio questa possibilità, che sicuramente il primo punto di una crescita molto importante. Ma io potrei anche magari chiudere qui, salvando un po' di tempo, così magari lasciamo un po' di tempo per le domande, però un altro punto che è stato toccato più volte è stato il discorso della digitalizzazione. La digitalizzazione sarà un elemento fondamentale di competitività per le imprese, si parla di Industria 4.0, di nuove tecnologie che saranno pervasive di un po' di tutti i fenomeni. Ecco, noi dovremmo anche declinare in senso digitale questo tipo di formazioni, quindi anche qui sui licei dove non esistono delle formazioni specifiche, se si vuole parlare di impresa bisognerà anche parlare di digitale.